Terra Amara, episodi dal 13 al 14 aprile, Sabatin vuole licenziare Yilmaz deluso da Fekeli. La soap opera di origini turche Terra Amara prosegue la propria messa in onda sulla rete Ammiraglia Mediaset. Nelle puntate che verranno trasmesse il 13 e il 14 aprile 2023, il dottor Sabatin Arkan, Turgay Aydin, vorrà dare le dimissioni all'ospedale di Kukurova. Yilmaz Akkaya, Uğur Güneş, invece si sentirà tradito dal padrino Ali Rahmet Fekeli, Kerem Alizik, per la storia d'amore con Okari Aman, Vahide Persin. Gli spoiler dell'episodio che i fan italiani vedranno giovedì 13 aprile, svelano che i medici faranno chiarezza sulla salute di Aziz, Serpil Tamur, all'ospedale metterà a piede Fekeli. Chi è sorpreso chiederà la mano di Unkar sotto lo sguardo di tutti i presenti. La dura reazione di Demir, Murat Unalmis, non tarderà ad arrivare, dato che minaccerà Ali Rahmet e Yilmaz, per fortuna la situazione non degenererà grazie all'intervento del dottor Sabatin. Intanto Muigan, Melike Ipekialova, inviterà il collega Sabatin a non abbandonarla al lavoro. Dopo aver appreso che è intenzionato a licenziarsi. Successivamente Demir non vorrà sapere più nulla di Unkar, l'uomo in preda alla collera distruggerà persino gli oggetti della madre. Nella puntata che invece andrà in onda su Canale 5 venerdì 14 aprile al solito orario. A Kukurova non si farà che parlare delle future nozze tra Fekeli e Unkar. Quest'ultima non reagirà bene nell'istante in cui saprà che suo figlio Demir ha fatto trasferire Aziz in un altro ospedale. Intanto Yilmaz, deluso dal comportamento di Ali Rahmet, gli consegnerà le chiavi dell'azienda e della sua abitazione, a cercare di far ragionare Akkaya Sara Sabatin senza però riuscirci. Nell'episodio precedente di mercoledì 12 aprile, Demir si ribellerà alla relazione sentimentale tra la madre Unkar e Fekeli resa nota su un giornale, il ricco imprenditore caccerà dalla tenuta la donna che l'ha messo al mondo nel peggior modo possibile. A proposito della signora Yaman, sarà certa che a far pubblicare l'articolo su di lei e Ali Rahmet sia stata Sermin, Sibel Tassioglu. Fekeli si metterà alla ricerca della persona che ha messo in giro i pettegolezzi sulla sua storia d'amore con Unkar, l'uomo sarà deciso a mettere in atto la sua vendetta. Intanto dopo aver avuto un malore, Aziz verrà ricoverata in ospedale, Demir farà visita alla nonna senza però rivolgere parola alla madre Unkar.